Venezia e Cremonese oggi hanno bisogno di punti, alla fine la spuntano i padroni di casa con la squadra di Zanetti che passa subito in vantaggio nel primo tempo grazie a un ottimo colpo di testa di Mariano che con il tocco decisivo di Bianchetti porta i suoi sull'1-0, decisivo l'ottimo cross di Pasquale Mazzocchi. Per quanto riguarda la Cremo non riesce a trovare il gol, ma sicuramente crea ottime occasioni, forse è quello che manca a questa Cremonese, quindi un po' di cinismo lì davanti perché poi le occasioni si creano e oggi l'abbiamo visto, è comunque una squadra che fa un calcio proprio positivo, moderno e gioca anche da big, anche per comunque per i singoli che ha in rosa a disposizione Vecchia. E nel secondo tempo comunque le cose non cambiano, infatti la squadra di Zanetti nonostante abbia sofferto parecchio riesce a trovare anche il 2-0, ci pensa Francesco Forte, ormai non si ferma più lo squalo che inventa un gol dal nulla grazie al cross di Malè che prima salta due uomini, è un po' fortunoso, riesce a mandare in cross il numero 9 che con una magia al secondo rimbalzo fa un tiro un po' alla Ibrahimovic, porta i suoi sul 2-0. Accorcerà le distanze poi Daniel Ciofani sul dischetto, dal rigore lui stesso l'ha procurato. Pomini qui non si era ben inteso con la difesa, ovviamente toccato il giocatore. Qui Ciofani, bravo di esperienza, spostare palla, trasforma il rigore. Quindi la Cremo si sbilancia, soprattutto perché siamo nei minuti di recupero. Il Venezia aspetta nella propria metà campo, poi scatena la propria forza, la propria esplosività. Dennis Johnsen, alla fine la partita si conclude con il 3-1. Ci sono delle considerazioni importanti da fare, soprattutto la prima è sulla solidità difensiva che sta acquisendo questo Venezia, perché oggi comunque la Cremo ha attaccato, la Cremonese è stata comunque molto tempo nella zona, nella metà campo avversaria, oggi si è visto, ma abbiamo visto un Venezia molto solido e quindi questo è importante molto la solidità difensiva. Oggi mancava Lezzerini perché purtroppo sarà infortunato per tanto, Pomini comunque ha fatto una prova molto buona, alla soglia quasi dei 40 anni, quindi non è per niente scontato. Per il resto l'attacco del Venezia è importante, Forte riesce a reggere il reparto molto bene, è un attaccante che quando se ne esce con i gol che ha fatto oggi risulta decisivo perché il Venezia stava soffrendo sull'1-0, il gol del 2-0 ha un po' messo le cose a posto, quindi con il Venezia che ha ripreso a dominare il gioco, ha ripreso fiducia, ma comunque non sarebbe stato scontato anche perché la conclusione che ha fatto Forte è veramente importante. Cremonese che rimane purtroppo nella zona bassa della classifica, questa è una squadra che comunque ha individualità importanti, lo stesso Ciofani che oggi è andato in gol, ma sarebbe ce ne sono veramente tanti da buon aiuto, ma anche allo stesso Carnesecchi che oggi in porta comunque si è comportato bene nonostante i tre gol subiti, a Bianchetti che comunque nonostante l'autogol fatto è un centrale che oggi ha fatto buona copertura, quello è un tocco sfortunoso. È una Cremo che secondo me deve trovare sicuramente molto più cinismo lì davanti. Gli attaccanti ci sono, manca forse quella freddezza in più perché oggi tante volte pure Valsania che ha un po' questi numeri di tiro da fuori e non è stato abbastanza fortunato. Però comunque c'è da dire che il Venezia ha concesso poco, quindi magari il gioco classico della Cremonese non l'abbiamo visto. Abbiamo visto più conclusioni da fuori, più cross un pochettino più spartani, e questo sicuramente ha influito perché la precisione del passaggio è importante quanto tanto la precisione del tiro in questi casi. Per il resto, un Venezia che ora può ritentare la corsa ai playoff è una squadra piena di incognite. Devo dire che oggi c'erano in campo due attaccanti giovanissimi, di questi due, ovviamente, sto parlando di Esposito per il Venezia e di Colombo per la Cremonese. Colomba ha avuto un'ottima palla gol, purtroppo è stato sfortunato, ma comunque dimostra di essere un attaccante d'area importante e anche in ottica in prospettiva futura per il Milan è una punta da tenere d'occhio. Sebastiano Esposito, secondo me, già da inizio stagione non lo vedo più così incisivo, magari come lo era per assurdo anche nell'Inter di Conte l'anno scorso. Con la spalla ha trovato poco minutaggio. Zanetti sta dando molta fiducia qui a Venezia, ma oggi è una prestazione un po' sottotono. Abbiamo visto, no, la differenza fra lui e un Francesco Forte. Va al suo posto comunque per una scelta tattica, per un giocatore un po' più fisico e comunque stato fondamentale per questa squadra. Černigoi, ovviamente non si può fare il paragone. Černigoi che fa un'ottima partita anche lui, si è preso un giallo giusto perché era entrato piede a martello, ma per il resto la partita dell'esterno ex Lugano ottima, ottima veramente, perché lui in fase di transizione negativa è fondamentale perché ha gamba, quantità, ma allo stesso tempo è una montagna fisicamente, quindi è fondamentale per il gioco di Zanetti. Vedo forse non fuori ruolo, ancora alla ricerca della giusta quadra Sebastiano Esposito che forse ecco, trovando più minutaggio ha trovato anche molte più difficoltà, soprattutto con difensori comunque rocciosi che ci sono in Serie B.
Detto questo, io vi aspetto con i post partita delle partite delle 11, vi aspetto sempre su Trial TV. Mi raccomando, seguite le interviste che sto pubblicando, è uscita l'ultima quella su Filippo Galli e l'intervista al co-founder di Bluzap, stile fantacalcio, con Fantasy Games sul calcio, quindi dategli un'occhiata, io vi aspetto sempre qui su Trial TV. Bella!